E salve a tutti, buonasera e bentornati su Go Italia. Andiamo e torniamo su MotoGP e andiamo a fare il Gran Premio di Indonesia. E quindi velocemente, sigla ragazzi, si parte e via. Sul circuito di Mandalika siamo in diretta per il Gran Premio dell'Indonesia, uno dei più esotici dell'intera stagione. Tra pochi istanti ci sposteremo sul rettilineo principale per assistere alla partenza della gara Moto3. Dopo un lungo weekend la gara sta finalmente per iniziare. Siamo sulla griglia di partenza dove gli ingegneri stanno ultimando i loro controlli prima del via. Infatti controlliamo. Il cielo è nuvoloso, ma il tempo reggerà per tutta la gara. Il circuito dovrebbe rimanere asciutto. Mm-hmm. La temperatura non giocherà a favore dei consumi. Molti piloti hanno scartato le gomme morbide per scegliere invece le medie sia davanti che dietro. Ma sì? Questo ci potrebbe dare un vantaggio in realtà, eh? Abbiamo un asfalto di 36 gradi. Però 36. Andiamo con la morbida davanti. Prendiamoci questo rischio. È bassa così, però. Ah vabbè, giustamente. Ok. Skippo? Che dite? Skippo sta parte? Skippo? Ma skippo? Già qua ha skippato i pixel, i cosi, l'exit. Ma dice che c'è solo una persona collegata, quindi non so chi è. Però secondo me mi conviene toglierlo perché è inaffidabile il counting. Però qua non so che sta succedendo, tutto sfocato. Quindi o la vista diciamo improvvisamente si è annebbiata, oppure c'è qualcosa che non va. Giro di allineamento appena concluso. Vabbè. Tra una manciata di secondi. Nessuno mi stacca da più. Spegneranno, inizierà il Gran Premio di Indonesia. Prima dentro, cassa martello e andiamo. No, sta andando bene, sta andando bene. Più o meno. Il problema è che l'avevo in qualifica e in prove. Sono rimasti,
non sono riuscito a risolverli. Diciamo che per le qualifiche allo stato attuale una difficoltà facile va bene, per la gara no, perché diventano troppo scarsi gli avversari. Certo, anche io in questo momento non sto da meno, però attenzione, porca. The Dark Ludo. Aia, ma porca. Allora, ripetiamos. Al limite. Ah, tu gestisci i freni con entrambe le leve, come fai? Ti ringrazio per i consigli, assolutamente, eh? No. Anteriore con X. Ah, non ci ho pensato. Potrebbe essere ideale però, effettivamente, perché così è un casino, effettivamente. Così no, veramente non ce la fo. Già sono di default così? Sto prendendo un po' la paga adesso, vabbè, ma ci sta. Ok. Il TCS a 3? Cioè il traction control, vuoi dire, giusto? Comunque l'ho messo a 3. AB4 e ABS4. Anche, ma sono molti anni che giochi. Mi fa piacere, sei esperto e sei assolutamente ultra benvenuto nel canale. Al di là della mia cappellata, adesso che devo lasciare il gas, sembra che effettivamente vada meglio. Ti devo un caffè? Assolutamente.
Poi seguirò tutti i tuoi consigli. Adesso sto cercando di concentrarmi più sulla gara, però. Il fatto del freno anteriore è assolutamente qualcosa che devo fare. E così non mi trovo, evidentemente. Davide, Davide. Go Italia, Davide. Tu? Vabbè, lì perché togliendo il traction control, ovviamente non puoi spalancare il gas perché ti butta per terra. Però manco così. Macello. Ma fin quando non mi ci abituerò ad un... Ciao. Sapevo già. Avevo anticipato. No, vabbè, ma lì lo passo in rettilineo, non è un problema. Esatto. Addirittura peggio, ok. Comunque è molto meglio con queste impostazioni. Ma poi il TCS a 3, l'AV4 e l'ABS a 4 lo usi sempre o per questa pista? Che interessante. Cioè, se per caso c'hai tutti i setup di tutte le piste. O magari effettivamente potrei cercare su internet effettivamente a questo punto. Però no. Non ci siamo. Sono andato troppo veloce. Ho già i freni staccati, quindi X puoi più già usare. Ma spinto pure un po', figlioli. Vabbè. Ci sta. Ok. Comunque con queste impostazioni vado molto meglio, assolutamente. Assolutamente molto molto meglio, sinceramente. Vabbè, dai! Ok, fa niente. Comunque abbiamo un gap di 2 secondi e 5, quindi...
possiamo concentrarci anche sulle traiettorie. Attenzione, questa non... cioè non ce la fa. Magari dopo, se hai la pazienza di rimanere, mi dai una mano a vedere le tue impostazioni, quelle là generali, per quanto riguarda gli aiuti di guida. Magari vado meglio anche lì. Che io purtroppo... No, che cazzo? Ho finito il replay. Ah, no, aspetta. No, che cazzo? No, ma da... No, ma perché? No, dai. Ma non... Ok, no. Ok, sì, ok, posto, vabbè. Ma stronzissimo, sì, cazzo. C'è forse anche un... c'è anche un po' di discesa, mi sa, eh. C'è un saliscendi, figlio di puttana. Sì. Sì, sì. Sì, 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 c'è anche un po' di discesa, per cui la... Ok. Quindi tende a prendere velocità e andare sull'anteriore, per cui... È un bel casino. Sì, sì. L'ho fatta proprio a Mongo... non si può dire. Ok, si può... lo diciamo, l'ho fatta idiota. La base musicale mi aiuta a definire come l'ho fatta la curva prima. Non rompe le balle, grazie. Aiuto. Attenzione, benvenuto a qualcuno. Niente, non ci siamo, non ci siamo. Cioè qua c'è bisogno di un intervento radicale sugli assetti e su tutto. Per fortuna che qualcuno si è offerto di aiutarmi. Lo ringrazio moltissimo. E la stagione è appena cominciata e... Va bene, così. Cioè, come vedete, ho problemi. No, però tu dettino finale, che cazzo? Capito? GP is quite difficult than 21. So you're English? Welcome to my channel. Ok, ma mi sono accorto che è un po' più difficile di mortacci loro.
Andiamo a vedere insieme la classifica finale della gara. Allora, tre, i piloti si stanno godendo un meritato giro d'onore e tra poco ringraziamo con loro RM per le consuete dopo gara. Meads, the braking is a bit better now. Mandate una freccia. La scorreggia no, perché non si sente. Un rutto manco. Niente. Sono mega caga le pezza. Ci sono tre persone che non me cagano, va bene. Diamo un'occhiata anche alle classifiche combinate, classe Moto 3, ancora un turno libero e si deciderà. Buongiorno, buongiorno dall'Argentina. Siamo collegati dal circuito di Termas de Rio Hondo. Sta per iniziare la terza sessione di prove libere classe Moto 3. Ricordiamo che i primi 14 piloti nelle classifiche combinate guadagneranno l'accesso diretto alla seconda sessione di qualifica. Negli ultimi minuti le nuvole si sono addensate sopra il circuito, ma le previsioni meteo escludono che nella giornata di oggi possa piovere. Ok, allora ritorneremo nella prossima puntata con le prove libere del circuito Termas de Rio Hondo in Argentina. Grazie a tutti, vi siete addormentati, va bene, nina nanna di no, questo bimbo chi lo do? A nessuno, a me stesso. Grazie a tutti, alla prossima live, ciao ciao.